assieme ad una donna con un bambino c'è anche la figura di San Giuseppe, quindi abbiamo una sacra famiglia, cosa che non si trova normalmente in questo tipo di chiesa. Questo altare, che è sulla sinistra, allora, questo altare sulla sinistra è stato dedicato a Sarocco per avere protetto i parrocchiani dalla pestilenza del 1630-31. Poi il parroco si recò a Roma ad acquistare questa tela, lo ritroviamo a sinistra Sarocco, a destra San Pellegrino, nell'atto dell'adorazione della croce. Questa tela è attribuita a Denis Calvert, pittore fiammingo, che lavorò a Bologna nel 1500. E dalla sua scuola sono usciti pittori famosi, come ad esempio Guido Reni, di lui fu il maestro di Guido Reni. Qua sulla destra, in alto, vediamo Padre Quirio e la colonna dello Spirito Santo, e la tela della Santissima Trinità. Sulla terra, quindi in basso, troviamo sempre San Francesco, a sinistra San Giovanni, evangelista, a sinistra il Vangelo, e a destra San Antonio, avanti, poi c'è anche il Vangelo. Altra tela interessante questa, vediamo che è una donna con l'indice della testa, quindi in basso una montagna bianca, in elevato. Non è altro che l'indice. Si usava per